grosso guaio, non parte, però abbiamo scoperto il perché, e il motivo è sempre il solito antifurto, l'antifurto che fa corto, e quindi adesso lo elimino proprio del tutto, perché sennò rischio di rimanere a piedi, visto che mancano poche settimane alla partenza di una piccola vacanza. Non vi preannuncio nulla, però deve essere a posto in mezzo. Bella. Eh sì, purtroppo a qualche settimana prima della partenza per un lungo viaggio è successo questo disastro. Ciao bello. Ciao. E niente, alla fine praticamente cosa è successo? Mi ha sempre dato problemi quell'antifurto che c'era su. Una volta scarica la batteria, una volta non si accendono le candelette, una volta una cosa, una volta l'altra, l'avevo disattivato. Una volta disattivato, si accendevano le candelette e il camper partiva tranquillamente. Cazzarola, sto giro non si accendevano le candelette. A me sembrava disattivato, non è mai attivato, nessuno l'ha attivato, destra, sinistra, cazzi e mazzi. Beh, morale che alla fine, niente, è proprio, c'è la pompa che non butta gasolio, quindi vuol dire che l'allarme è inserito, quindi fa il suo lavoro.
ma sia che giri la chiave da una parte sia che lo giri dall'altra, è sempre inserito e quindi rimane così, rimane. Ok, siamo nell'officina Miglio, quindi sempre qui vengo, trovo bene. Niente. Ciao ragazzi, allora sono andato a ritirare il mezzo dopo una settimana circa e niente, ho fatto tirare via completamente l'antifurto perché era quello che creava il problema di accensione, quindi mi scollegava automaticamente la pompa anche se era disattivato, quindi l'ho fatto tirare via completamente. Praticamente si era un po' tra virgolette fottuto il blocchetto qua, cioè sia che giravi la chiave da una parte o dall'altra non andava, quindi automaticamente scollegava la pompa del gasolio e non faceva neanche accendere le candelette. Mi ha fatto praticamente anche la frizione e l'alternatore che non caricava più aveva praticamente le spazzole rovinate, quindi non l'ho maggiorato l'alternatore anche perché costava 400 euro nuovo, quindi il costo del lavoro è stato segnato qua. Allora, il lavoro per l'antifurto, quindi tutto lo smontamento viene come manodopera, viene a costare 100 euro. La frizione 260 euro, una cinghia dell'alternatore, quindi dei servizi, nuova 18 euro, due cuffie del camper, delle ruote 300 euro, le spazzole appunto del coso 70 euro. Oh, le cuffie 30 euro, non 300 euro, ho sbagliato io. il lavoro 40 euro. Quindi in totale ho speso 878 euro, mi ha fatto 850 euro. E ci sta, dai. Va bene, pensavo di spendere intorno ai 1000 io. Quindi molto bene, sono contento, almeno a posto, frizione a posto, tutto a posto. Speriamo in bene. E niente, vi farò vedere poi il nuovo acquisto che ho fatto da mettere là dietro. Bella! Praticamente acquistando questo si va a agganciare qua. Vediamo un po' se si riesce. Allora, così. Questo così. E questo è pieno di gasolio. Eppure buono, è pieno ancora buono. Questa la mettiamo praticamente così. Deve andare così. Si versa il gasolio. Perfetta. Questa costa 20 euro, vi lascio il link su Amazon in descrizione. Bella.